La richiesta è quella di due lezioni, una di oggi e un'altra per la settimana entrante sull'anatomia chirurgica della pelvi, maschile e femminile oggi e del retro peritoneo, pelvi e perineo e del retro peritoneo. Allora, iniziamo direttamente. Le lezioni di anatomia chirurgica vengono fatte solitamente alla lavagna e con i gessetti perché in questo modo riusciamo a rendere una costruzione dell'anatomia topografica e chirurgica nel modo migliore, di modo che sia utile soprattutto per il chirurgo, quindi che diventi una anatomia funzionale, non più una conoscenza fine a se stessa. Allora, direi che possiamo iniziare e cominciamo con l'anatomia chirurgica della pelvi maschile e del perineo maschile. Iniziamo semplicemente disegnando a questo livello la cresta iliaca. La spina iliaca anteriore superiore, l'eminenza iliopettina, il tubercolo delle pubbe. Qui mettiamo la simfisi pubica in sezione, la tubulosità ischiatica, la spina ischiatica, la grande incisura ischiatica. A questo livello metteremo il forame otturatorio. Qui il sacro. Con il coccige e dietro la cresta sacrale, ovviamente, l'ala del sacro con 1, 2, 3, 4 fori sacrali. In questo modo abbiamo semplicemente schematizzato la emipelvi, vedremo maschile nello specifico, di destra. Cosa andiamo a costruire sull'emipelvi maschile? Nell'ordine. Iniziamo prima di tutto con le strutture legamentose. Le prime strutture legamentose che mettiamo in essere sono una che dalla grande ala sacrale si porta fino alla spina ischiatica, che qui facciamo in verde chiaro, e che è il legamento sacro-spinoso. Il legamento sacro-spinoso è importante non soltanto per la stabilizzazione della pelvi, sia maschile che femminile, ma soprattutto perché lo sdoppiamento fasciale del sacro-spinoso contiene al suo interno fibrocellulo-muscolari striate del muscolo ischio-coccigeo, cioè della componente più posteriore dell'elevatore del mano. Il legamento sacrospinoso è ovviamente molto più rappresentato nel sesso femminile che non in quello maschile, ed è questo, proprio in prossimità della sua inserzione a livello della spina ischiatica, il punto in cui il ginecologo o l'uroginecologo va a effettuare il punto di fissazione della colpo pessi transvaginale al sacro spinoso stesso, il cosiddetto intervento di von Theobald, per chi conosce un po'. L'altra struttura legamentosa che andiamo a mettere in evidenza a questo punto è sempre posteriormente e più in addietro un altro legamento che dalla grande ala del sacro, passando dietro il legamento sacro spinoso, si porta alla tuberosità ischiatica. E da questo livello qui va a costituire un canale. Questo legamento che facciamo in questo modo è il legamento sacro-tuberoso ed è proprio qui, al di sopra di una scanalatura, di una incisione, di una doccia della faccia mediale inferiore della tuberosità ischiatica, che il legamento sacro-tuberoso costituisce un canale completo che prende il nome di canale di Alcock o canale del nervo pudendo. L'interno decorre pertanto il nervo pudendo assieme all'arteria pudenda. L'arteria pudenda, che è un ramo della pelvi iliaca interna, a questo livello qui emette il collaterale emorroidale inferiore, pertanto completa la irrorazione del retto nel suo tratto più distale. Le altre strutture legamentose che mettiamo in evidenza sono qui, a coprire parzialmente e all'incirca per i 4/5 il forame otturatorio, la membrana otturatoria. La membrana otturatoria in alto è ispessita dalla venderemo otturatoria, che a sua volta presenta un ulteriore ispessimento a metà, prende il nome di legamento di Van Zandt, venderella di Van Zandt. Chiude in parte il forame otturatorio lasciando pervio il canale otturatorio. Qui sopra vedremo usciranno il nervo, l'arteria e la vena otturatoria. Sul contorno andremo a mettere adesso la componente muscolare. Ulteriore struttura legamentosa ce l'abbiamo tra la spina iliaca anteriore e superiore e
il tubercolo del pube. Questo è il legamento inguinale, che altri non è che l'ispessimento del margine inferiore rettilineo distale della aponeurosi del muscolo grande obliquo, che dalla spina in via anteriore superiore va ad inserirsi sul tubercolo pubico. Nella sua inserirsi sul tubercolo pubico emette una sorta di ventaglio mediale che prende il nome di legamento lacunare di Gibernat. Il legamento lacunare di Gibernat è quello che chiude il canale crurale. A questo livello qui avremo il passaggio pertanto dell'arteria femorale, della vena femorale, ed è sul legamento di Gibernat che troviamo il linfonodo di Cluquet o di Cruveliera, ognuno lo chiama come crede, ossia la componente più distale del pacchetto otturatorio dei linfonodi interessati nella linfectomia estesa e superestesa per prostatectomia o per cistectomia. Sempre dal margine inferiore del legamento inguinale a livello della eminenza iliopettina viene emessa la benderella iliopettina, che in questo modo va a suddividere per bene una componente vascolare, il canale crurale propriamente detto, da quella muscolare, dove vedremo passerà all'interno il muscolo psoas, che è diventato il psoas, con il nervo femorale, che a noi interessa poco. Detto questo, cominciamo a questo punto a vedere la parte muscolare, cioè all'interno della pelle maschile, quali sono le strutture muscolari che andranno a completare tutte le pareti e anche il pavimento. Iniziamo da qui, dalla superficie antero mediale dell'osso sacro. Abbiamo un muscolo che passa attraverso la grande incisura ischiatica al di sopra dei legamenti sacro-spinoso e sacro-tuberoso. Questo muscolo è il muscolo piramidale o piriforme del piccolo bacino, esce posteriormente per inserirsi a livello della cresta intertrocanterica del femore, un muscolo extrarotatore. Un'altra struttura muscolare ce l'abbiamo invece qui, intorno al foramen otturatorio, a coprire completamente la membrana otturatoria all'interno, lasciando perdere soltanto il passaggio del canale otturatorio qui in alto. Questa struttura prende il nome di muscolo otturatore interno. Il muscolo otturatore interno esce a livello della piccola incisura ischiatica del bacino per andarsi a posizionare direttamente sul piccolo trocantere del femore. Questi sono due muscoli extrarotatori. Altre strutture muscolari ce le abbiamo a questo livello qui. In alto, un muscolo che prende il nome di muscolo iliaco, posto all'interno della fossa iliaca, che si unisce con il muscolo che viene dai processi trasversi e dai corpi vertebrali delle vertebre lombari, che è il muscolo grande psoas, che nell'insieme vanno a costituire il muscolo iliopsoas. In questo modo abbiamo completato la parte muscolare parietale della pelle. Peraltro ricordiamo che tra i due muscoli, soprattutto a questo livello, esiste una struttura tendinea longitudinale, che è il tendine del muscolo grande psoas, che va a costituire un punto di confine tra il muscolo grande psoas, psoas propriamente detto, e il piccolo psoas, che è il punto di refere per l'individuazione, lo vedremo, del nervo otturatorio, adesso ci confrontiamo. Mentre qui abbiamo ovviamente tutte quante le diramazioni del muscolo iliaco. In questo modo abbiamo messo la componente muscolare. Vediamo che mi manca ancora il pavimento, ossia quello che sarà il muscolo elevatore dell'anno, che noi andiamo solo ad accennare più che altro come comportamento, perché è bene che ricordiamo che l'elevatore dell'anno si comporta come un imbuto, è una tramoccia, con una inserzione anteriore a livello dei margini infero posteriori della sintesi pubblica e posteriormente una fusione con una componente più fasciata o tendinea che va a fare capo a livello del coccige. Detto questo, cominciamo a vedere le strutture nervose.
E tra le strutture nervose dobbiamo vedere sia quelle motorosomatiche che quelle autonomiche. Ecco allora che costruiamo la nostra pelle strato per strato per ritrovare tutto ciò che ci occorre. Cominciamo con quelle autonomiche. A livello del promontorio sacrale, sia a destra che a sinistra, troviamo la componente più distale dei gangli laterovertebrali del sistema nervoso orto-simpatico, che dal latero vertebrale diventa presacrale, presentando 1, 2, 3, 4 gangli presacrali pari e il ganglio impari e mediano di Walter, che è il ganglio coccigeo. Da questi rami, lo vedremo andando a costruire poi la componente nervosa autonomica, ne arriveranno le efferenze ortosimpatiche che andranno a costituire i plessi ipocaspici inferiori e in parte quello superiore. Altre strutture ortosimpatiche qui non ce ne sono, ci sono invece strutture motorosomatiche. Allora, la più importante ce l'abbiamo proprio a livello del promontorio sacrale ed è qui costituita da un ramo che è L5, che si unisce alla componente più prossimale del plesso lombare. Questo prende il nome di tronco lombosacrale, ed il tronco lombosacrale passa al di sopra del muscolo piramidale o piriforme del piccolo bacino, prendendo la radice S1, S2 ed S3, andando a costituire a questo livello il nervo sciatico, il nervo ischiatico. Teniamo a mente questo punto, cioè la confluenza tra L5 ed S1 e soprattutto in alto la confluenza tra L5 e il tratto più distale del plesso lombare, perché proprio qui siamo sul fondo di quella che è nota come fossa ischiatica o fossa di Marsile, ossia la estensione più prossimale della linfectomia per quello che riguarda la superestesa nella cistectomia radicale. Peraltro, per chi questa anatomia un po' già la conosce, ci troviamo in prossimità del margine mediale del muscolo psoas e vedremo adesso siamo proprio medialmente rispetto alla arteria iliaca comune. Altre strutture nervose, da L3, L4 ed in parte L5, a scendere sotto il tronco lombosacrale e sopra il margine mediale del muscolo iliopsoas, abbiamo il nervo otturatorio. Il nervo otturatorio è il più superficiale del fascio vascolo nervoso otturatorio, arriva al livello del forame otturatorio, esce al di fuori, si suddivide subito in una branca più superiore e una inferiore per il muscolo otturatorio esterno, per i muscoli extrarotatori della pelvi, nello specifico anche per gli adduttori, perché il nervo otturatore in ultima analisi va ad innervare l'adduttore grande, il piccolo ed il lungo. Altre strutture nervose che troviamo sempre di natura motorosomatica qui sono lungo la superficie anteriore dello psoas, a partire dal terzo inferiore, il nervo genitofemorale, limite laterale della linfectomia iliaca esterna, della cistectomia e nella prostatectomia radicale. Il genito femorale all'incirca al terzo inferiore del muscolo si suddivide in una branca laterale e in una mediale, ossia in una genitale che andrà alla cute dello scroto e al testicolo, e in una laterale, ossia femorale, che andrà alla faccia interna o mediale della coscia. Mentre più esternamente, capita spesso che lo si veda quando si fanno delle infectomie superestese, abbiamo il decorso del nervo cutaneo laterale della coscia che va sulla regione del tensore della fascia larga, che non ci interessa più di tanto. Torniamo ai forami nasacrali anteriori. Se S1, S2, S3 con il tronco lombosacrale formano il nervo sciatico e il nervo ischiatico, S2, S3 ed S4 nell'insieme vanno a formare il nervo pudendo. Il nervo pudendo passa dietro la spina ischiatica, quindi rientra all'interno della pelvi ed entra dentro il canale di Alcock, il canale otturatorio, per distribuirsi al perineo.
e nello specifico per distribuirsi con rami sia motori che sensitivi, che adesso vedremo come si vanno ad interessare le varie strutture perineali, sia maschili che femminili. Altre strutture linfonodali, altre strutture nervose, a questo punto non ce ne sono, non cominciamo con quelle vascolari. Allora, ritorniamo sulla fossa di Marsile, perché finalmente abbiamo capito dov'è il margine mediale dello psoas, tronco lombosacrale, il nervo otturatore non ci riguarda, ma ci riguarda questo. La arteria iliaca comune, siamo a quella di destra, che andrà a dividersi, la facciamo con un altro colore, in arteria iliaca esterna ed arteria iliaca interna. Allora vediamo come riusciamo a ritrovare le strutture di interesse. Il tronco lombosacrale, siamo anteromedialmente rispetto e lateralmente, pardon, rispetto al promontorio del sacro, medialmente e inferiormente rispetto all'arteria iliaca interna e all'arteria iliaca comune. Questa è la fossa di Marsile. L'arteria iliaca esterna. L'arteria iliaca esterna, sappiamo tutti quanti, decorre lungo il margine mediale dello psoas, emette un primo ramo collaterale che va allo psoas stesso e che è l'arteria circonflessa iliaca profonda, mentre qui in basso, a livello del canale di Alcock, emette l'arteria epigastrica inferiore profonda. L'arteria epigastrica inferiore profonda è quella che a livello umbilicale si anastomizza con l'epigastrica superiore, che viene dalla toracica interna, che è un ramo della subclavia, e va a completare la irrorazione arteriosa dei retti dell'addome. Ma per quello che riguarda il nostro lavoro, l'epigastrica inferiore profonda è il limite distale, che va rispettato, della linfettomia iliaca esterna. Lì termina, ed è lì che bisogna arrivare a pulire l'origine di questa arteria. Mentre abbiamo l'arteria iliaca interna. Allora, l'arteria iliaca interna rimane vaso singolo, senza avere collaterali da circa 1,5 cm, e va a rappresentare il limite laterale della fossa di Marsile, quando emette poi un suo ramo collaterale. Questo ramo collaterale è l'arteria ombelicale obliterata, una a destra e una a sinistra, che assieme alla vena, che poi nel legamento rotondo del fegato, costituiva il cordone ombelicale. L'arteria ombelicale obliterata è il primo collaterale dell'arteria iliaca interna, dopodiché l'arteria iliaca interna subito può emettere degli ulteriori collaterali che però non sono viscerali, ma sono parietali. Il primo è la ilia lombare, che risale lungo la parete anteriore dei corpi vertebrali e dei processi trasversi delle vertebre lombari. Quindi emette l'arteria sacrale laterale. La sacrale laterale a destra e a sinistra si trova subito anteriormente alla catena laterovertebrale del simpatico ed emette rami che irrorano le radici anteriori dei nervi che costituiranno lo sciatico e soprattutto il putenio. Quindi abbiamo l'arteria otturatoria, che assieme al nervo va a finire all'interno del canale otturatorio, quindi siamo qui sopra al forame otturatorio. Abbiamo quindi l'arteria glutea superiore, che è sempre una arteria parietale che passa sopra il nervo sciatico che si sta formando, quindi passa dietro il muscolo piramidale o piriforme del piccolo bacino, attraversa anteriormente il legamento sacrospinoso e risale posteriormente per andare al grande, al medio gluteo, muscolo di grande amplitudine. Andiamo avanti, come rami parietali che poi diventeranno in parte viscerali, abbiamo l'arteria pudenda interna. L'arteria pudenda interna passa al di sopra del muscolo piramidale o piriforme del piccolo bacino, quindi entra anche lei all'interno del canale di Alcock. Nel canale di Alcock fornisce l'arteria emorroidaria inferiore per il retto e quindi esce a livello del perineo, suddividendosi in arteria bulbo-uretrale, in arteria uretrale, in arterie cavernose e nell'ultimo ramo, che è l'arteria peniena o dorsale profonda del piede. Abbiamo poi
i viscerati, i propriamente detti. Se stiamo quindi nel sesso maschile, abbiamo la arteria viscerale superiore, la quale si porta in prossimità del margine laterale del muscolo otturatore interno. Dalla vescicale superiore derivano i rami che vanno a costituire tutta la irrotazione delle pareti laterali della vescica, quindi il peduncolo vescicale propriamente detto, non che rami per l'uretere. Quindi abbiamo sempre nel maschio la vescicale inferiore. Dalla vescicale inferiore avremo rami che si occuperanno delle vescicole deferenziali, delle vescicole seminali, quindi l'arteria vescicolo deferenziale e l'arteria dell'ampolla deferenziale, e i rami che andranno a costituire i bundle neurovascolari, o meglio in questo caso i bundle vascolari, perché la componente nervosa adesso ce l'andremo a inserire ed è una componente autonomica, nello specifico parasimpatico. Questo se siamo nel sesso maschile. Naturalmente nel sesso femminile la vescicale superiore è sostituita dall'arteria uterina. L'arteria uterina, come è noto, adesso lo vedremo, passa al di sopra dell'uretere. Appena spavallato l'uretere, emette l'arteria vaginale inferiore o vaginale IMA, quindi risale lateralmente al corpo dell'utero, sia a destra che a sinistra, in maniera serpiginosa, per fornire un ramo ovarico, un ramo ovarico accessorio, un ramo tubarico principale e un ramo del fondo. La vescicale inferiore del maschio sarebbe la vescicale della femmina, quindi sostanzialmente questo è il gioco. E la componente vascolare l'abbiamo completata, la componente vascolare arteriosa. Andiamo a mettere quella venosa, e per inserire quella venosa dobbiamo ricordarci che, siccome stiamo facendo anatomia chirurgica e tomografica, le vene, nel caso della chirurgia pelvica, sono forse il punto di repere principale, anche perché sono quelle più evidenti, più superficiali, sono quelle che, se lesionate, possono creare anche più problemi o quantomeno possono richiedere maggior tempo per la riparazione, visto il tipo di sanguinamento. Allora, cominciamo con le vene più grosse, quindi quelle che noi vediamo prima, e che sono quelle anche che più superficialmente sono coinvolte negli atti chirurgici. Al di sotto della arteria iliaca esterna abbiamo la vena omonima. La vena iliaca esterna giace lungo il margine mediale ed inferiore del muscolo psoas, che ormai è diventato iliopsoas. Come tale, poggia in parte sullo psoas e in parte va a poggiare direttamente sopra la fossa otturatoria. Pertanto il margine inferiore della vena iliaca esterna fa da tetto alla fossa otturatoria, il cui pavimento, il parete posteriore, è dato dal muscolo otturatore propriamente detto. La vena iliaca esterna ovviamente va a costituire la vena iliaca comune, unendosi con la vena iliaca interna. La vena iliaca interna, se guardiamo questa immagine, si trova posteriormente e medialmente rispetto all'arteria. Ecco allora che rifacciamo il punto sulla fossa di Marsil, dove le strutture che troviamo necessariamente saranno la arteria iliaca interna, il tronco lombosacrale. Il fondo è dato dalla vena iliaca interna, a destra se di destra, a sinistra se a sinistra. Questo perché la vena iliaca interna è più mediale e proviene da radici che prevalentemente traggono la loro origine dalla fossa ischiorettale e dalla faccia anteriore del sacro, esternamente ed in parte internamente al mesoretto di Hilde. A livello della confluenza tra la vena iliaca esterna e la vena iliaca interna, ovviamente in alto si andrà a costituire la vena iliaca comune, di destra o di sinistra, che poi sfocerà nella vena cava. Proprio a livello della confluenza abbiamo l'origine della vena otturatoria. Allora, la vena otturatoria, assieme all'arteria e al nervo, costituisce il fascio vascolo nervoso della fossa otturatoria. La vena otturatoria va a finire direttamente a quella che
gli antichi anatomici o i chirurghi chiamano l'ascella, ossia la confluenza tra la vena iliaca esterna e la vena iliaca interna. E il pacchetto linfonodale otturatorio è allocato prevalentemente al di sopra di questa vena e dalla sua radice più posteriore, che si va a prendere i vasi linfatici in parte presacrali ed in parte di confluenza con la fossa di Marsile, proprio nel punto di confluenza. Ecco allora che una chirurgia accorta, che oggi è fattibile con la robotica o con una laparoscopia avanzata, permette la dissezione dei vasi fino alla confluenza. Mentre la chirurgia aperta spesso determinava sanguinamenti in virtù del fatto che il pacchetto linfonodale veniva stirato, non veniva sezionato, proprio per l'impossibilità, con l'occhio umano non aiutato dalle ottiche e dal 3D, di giungere in questo punto più posteriore. La vena iliaca esterna e la vena otturatoria sono unite in circa l'80% dei casi da un ponte. Questo ponte prende il nome di corona mortis. La corona mortis è una vena, ma c'è anche quella arteriosa. La corona mortis arteriosa è presente nel 20% dei casi, quella venosa nell'80-85%. Chiamata corona mortis esclusivamente perché il rischio di lederla per via retrograda, quando il chirurgo generale faceva, o fa tuttora, la ernia plurale, quindi passando da questa parte, con un punto per mettere il plug, il rischio di lederla era visto molto molto frequente, e il sanguinamento della corona mortis equivale né più nemmeno al sanguinamento della vena iliaca esterna, perché è connessa tra l'otturatorio e l'iliaca esterna. Le altre strutture venose sono strutture comitanti dei vasi arteriosi, pertanto avremo rami che accompagnano le arterie, sia le vescicali che le pudende. Allora, in anatomia chirurgica e tecnica chirurgica urologica, quindi nella pelvi, è importante ricordare però le seguenti cose. Primo, la arteria vescicale superiore nel maschio e la uterina nella femmina è sempre accompagnata da due vene, una più posteriore e una più anteriore. Tant'è che quando facciamo una cistectomia del maschio o una cistectomia della femmina con isterectomia annessa, troviamo la vena, poi l'arteria, poi la vena. E questo è un primo punto importante. Secondo punto importante, tra i rami collaterali arteriosi dell'arteria iliaca interna, viscerali, io non ho citato la rettale media, semplicemente perché la rettale media è presente all'incirca nel 15-20% dei casi. Primo. Secondo, perché una sezione dell'arteria rettale media non comporta rischi di devascolarizzazione del retto, in virtù del fatto che il retto al di sopra di S3, quindi il retto intraperitoneale, è irrorato dall'arteria emorroidaria superiore, che è un ramo dell'arteria mesenterica inferiore, mentre il retto vero, quindi quello sotto S3, l'extraperitoneale, è irrorato dall'arteria emorroidaria inferiore, la rettale inferiore, che come abbiamo visto è un ramo della pudenda interna. La rettale media pertanto c'è, non c'è, cambia poco, però la rettale media è accompagnata da una vena. Questa vena è abbastanza grossolana e va ad allocarsi, lo vedremo adesso, io la segno soltanto, in corrispondenza delle pareti laterali del retto. Questo è il punto di repere dei plessi ipogastrici inferiori, anche perché a questo livello qua, lo vediamo adesso, decorre l'uretere che scende in basso e che va a coprire lateralmente le lamine fasciali che chiudono i plessi ipogastrici stessi. Allora, nel momento in cui noi abbiamo dato una definizione anatomo-topografica delle strutture fasciali, muscolari, nervose e vascolari, cominciamo a mettere quantomeno in modo abbastanza semplice ma comprensibile le strutture viscerali, quindi i visceri. Partiamo da qui e cominciamo con l'urago a posizionare la vescica. Con l'urero, la prostata, mentre qui in avanti andremo a posizionare il retto, l'ampolla rettale, il canale anale.
Allora, molto semplicemente qui ritroviamo la vescica ancorata in alto dall'uraco, il tratto di uretra prostatica, l'uretra membranosa, l'uretra bulbare con il bulbo posteriore che guarda verso il centro tendineo del perineo. Mentre qui dietro dobbiamo cancellare tutte le strutture che ormai conosciamo, perché sono extraviscerali, ovviamente sono strutture parietali. E andiamo a individuare un retto intraperitoneale fino ad S3, al di sotto del quale c'è il retto extraperitoneale, o retto propriamente detto, con la bolla rettale che guarda la faccia posteriore della prostata e la deviazione con il canale anorettale posteriore, compresa tra le due tuberosità ischiatiche e il coccige. Allora, questa posizione, questa situazione anatomica, che è quella standard, è quella che ci permette di individuare i rapporti e soprattutto di capire come le strutture, sia vascolari che nervose, possano andare ad interessare i singoli organi. Allora, prima cosa, noi abbiamo la vescica qui, il retto dietro, al di sopra della biforcazione tra arteria iliaca interna ed arteria iliaca esterna sul lato di destra. Al di sopra invece dell'iliaca comune sul lato di sinistra abbiamo l'uretero. L'uretero proviene ovviamente dal tratto lombare. L'uretero scende in basso e si porta lateralmente rispetto al retto. Ora, portandosi in questo modo, siamo nel maschio ovviamente, l'uretero lo vedete qui. Prende rami dell'arteria iliaca, dell'arteria, pardon, vescicale superiore, che è un ramo dell'iliaca interna, e lo accompagnano fino alla parete posteriore della vescica. Lo stesso uretere delimita uno spazio, o meglio, un tratto che presenta inferiormente la famosa vena rettale media. Questo spazio compreso tra l'uretero e la vena rettale media viene a trovarsi a livello di S3 e quindi subito sotto la piega peritoneale, ossia subito sotto quella che sarà la piega di peritoneo parietale, che andrà a descrivere il cul-de-sac del Douglas davanti al retto e dietro la vescica. In questo punto qui, rami che derivano dalle radici anteriori di S2, S3 e S4, che sono rami parasimpatici, i cosiddetti nervi splanconici pelvici, in passato chiamati nervi erettori di Eckhart, si porteranno direttamente alla parete laterale del retto, andando a costituire un plesso che sta al di sotto della vena rettale media e posteriormente ed inferiormente rispetto all'uretero. Questa è la sede dei plessi ipogastrici inferiori di Overlack, uno a destra, uno a sinistra. Plessi prevalentemente costituiti da una componente parasimpatica proveniente dalle radici anteriori di S2, S3 e S4, con una parte ortosimpatica che proviene direttamente dai gangli ortosimpatici presacrali, e naturalmente con la parte principale data, lo vedremo a breve, dai due nervi ipogastrici di destra e di sinistra, che derivano quindi dal plesso ipogastrico superiore che si trova a livello del promontorio sacrale.
i due nervi ipogastrici di destra e di sinistra decorrono addossati alla parete laterale del petto, posteriormente rispetto al plesso ipogastrico inferiore di Overlach, al quale forniscono rami collaterali e quindi se ne vanno dietro a livello della sede presacrale, esattamente al di fuori del mesoretto di Ilium. E questo è un rapporto diretto che c'è qui. Ora, nel momento in cui andiamo a rivedere la struttura vascolare, vediamo come la vescicale superiore fornisce l'irrorazione all'ureterra. La vescicale inferiore arriva, lo vedete qua, a livello della prostata, fornirà le arterie vescicolo deferenziali, io qui non ho disegnato le vescicole seminali, ma non è un problema, e quindi passa dietro la prostata stessa, fornendo i rami del bando vascolare, per giungere a livello dello sfintere striato. A livello dello sfintere striato dell'uretra, quindi nell'uretra membranosa, ossia nel pavimento perineale propriamente detto, aponeurosi di Carcassonne, abbiamo l'anastomosi di questi rami con quelli che provengono dalle bulbo uretrali, quindi i rami della pudenda del vento. Detto questo, e quindi individuate queste strutture, passiamo, sempre parlando di pelvi e di anatomia chirurgica della pelvi, passiamo a vedere la parte legata alla innervazione autonomica della pelvi, sia maschile che femminile, per rispettare quelli che sono i dettami della chirurgia, per esempio prostatica. Tutti sapete meglio di me che la prostatectomia radicale deve ormai da anni tentare di rispettare gli outcome della cura oncologica, della potenza e della continenza, quindi il trifecta va rispettato. Allora, per quello che riguarda l'outcome oncologico, bisogna sapere bene dove mettere le mani, con la linfectomia, in particolare a livello della fossa otturatoria, dell'iliaca esterna e dell'iliaca interna. In questo modo, giungendo, se parliamo di prostatectomia radicale, alla cross degli ureteri sui vasi iliaci, abbiamo effettuato una linfectomia estesa. Se vogliamo effettuare una superestesa, vedremo adesso quali sono i limiti, parlando di pelvi vista da davanti, e vedremo come spingerci in alto anatomicamente fino all'origine anche della mesentelica inferiore. Per l'outcome della potenza sessuale è importante ricordare alcune cose che riguardano la neuroanatomia e nello specifico la neuroanatomia autonomica e quindi quella neurovegetativa che riguarda la pelvi sia maschile che femminile. Giusto due piccoli dettagli di memento: il centro parasimpatico della pelvi è allocato nei nuclei del midollo sacrale, anche se topograficamente si trova più in alto, noi siamo sopra la seconda lombare, in quella che prende il nome di colonna ritorta di Laguerre, che sta sul cordone anterolaterale della grigia midollare, mentre la componente ortosimpatica è quella della colonna intermedio laterale della grigia midollare. Questo perché? Perché la componente ortosimpatica va a partire dalla base dell'occipite con il primo ganglio fino a scendere in basso a livello poggigeo con il ganglio impari e mediano di Malter. La componente parasimpatica craniale, cervicale, toracica e addominale alta è di competenza del vago e quindi siamo nel tronco encefalico, quella pelvica, maschile e femminile, è di competenza invece del centro parasimpatico sacrale. Il centro parasimpatico sacrale ha, non topograficamente ma anatomicamente, e sapete bene la differenza, una corrispondenza in S2, S3 ed S4. Ed S2, S3 e S4 è l'origine non solo reale ma anche apparente delle radici anteriori del nervo putendo. Quindi vediamo come possiamo andare a definire una neuroanatomia neurovegetativa della pelvi e come possiamo individuare il decorso dei nervi. In questo caso facciamo un discorso diverso, partiamo con una visione anteriore della pelvi. Lo mettiamo in sezione ovviamente,
e abbiamo semplicemente schematizzato la faccia anteriore del pelvico, nello specifico qui abbiamo quella maschile, mettiamo i processi trasversi, il promontorio del sacro, le due auricole sacrali, il corpo sacrale con i foramina anteriori del sacro stesso. Allora, sempre andando dalla profondità in superficie, quindi dietro in avanti, lasciando perdere la componente muscolare, cominciamo a vedere. Le prime cose che troviamo sono le due catene laterovertebrali che poi diventano presacrali nel sistema nervoso ortosimpatico. Quindi avremo un ultimo ganglio a livello dei processi trasversi della quinta lombare, per poi trovare 1, 2, 3, 4 e lo stesso sull'altro lato, gangli presacrali di destra e di sinistra per arrivare al ganglio impari e mediano di Walter, che è quello con CG. Questa è la componente ortosimpatica. Sapete tutti, le catene laterovertebrali dell'ortosimpatico sono anteriori ai processi trasversi delle vertebre che si trovano addossati lateralmente ai corpi vertebrali stessi e partono dai gangli occipitali, quindi dal primo ganglio occipitale che è alla base dell'occipite. Sono connessi con le radici anteriori dei nervi tramite i famosi rami comunicanti bianchi e rami comunicanti grigi, e veicolano la componente ortosimpatica, che esclusivamente come memento, ve lo dico, ha sia efferenze che afferenze, a differenza invece di quella parasimpatica che vedremo è efferente e non ha delle afferenze né sensitive né viscerosensitive, sono tutte veicolate dal corpo simpatico. Veniamo un po' più in superficie e salendo in superficie, la prima cosa che troviamo a livello di L4 è la aorta addominale, che a livello di L4 si biforca in arteria iliaca comune di destra e in arteria iliaca comune di sinistra. Allora, a livello della biforcazione abbiamo l'arteria sacrale media. L'arteria sacrale media discende lungo la superficie anteriore del sacro, a livello del promontorio. La sacrale media è il punto di repere per la colpo sacropessio, sacropessia, chiamatela come volete, robotica laparoscopica. Perché punto di repere? Prima di tutto perché è quella più visibile. Secondo voi perché è quella che ci permette di individuare due strutture nervose che ora descriveremo, che sono i nervi epigastrici, e poi perché è quella che giace al di sotto della fascia presacrale profonda. Noi abbiamo sul sacro una fascia presacrale più superficiale che a livello dolcigeno si fonde con la fascia posteriore del retto e col centro tendineo del perineo, è una profonda che aderisce direttamente al periostio e che quindi applica il periostio sacrale, applica le strutture vascolari e nervose alla superficie ossea. In questo caso una lesione della arteria sacrale media è una lesione cercata, perché non è così semplice andare a lesionarla anche durante l'atto chirurgico, perché è ben protetta da emanazioni fibrose che la tengono attaccata al promontorio sacrale e la fanno scendere sulla faccia posteriore. A livello delle articolazioni sacroiliache, sappiamo tutti che le arterie iliache comuni di destra e di sinistra si dividono in arterie iliache esterne e in arterie iliache interne. Le arterie iliache interne, tra i vari rami che saranno la ilia lombare, la glutea superiore, danno dei sacrali laterali, che abbiamo visto anche prima. E quindi ripercorriamo la via al contrario, ma in questo caso frontalmente. Ricordiamoci sempre che la chirurgia deve essere un'applicazione della conoscenza anatomica, l'anatomia deve essere un'applicazione della conoscenza spaziale. L'anatomia si fa su tre piani dello spazio. Prima abbiamo visto il piano sagittale, adesso abbiamo quello frontale, poi dovremo vedere quello trasversale. Conoscendo la definizione tripartita dello spazio, riusciamo a ritrovare le strutture e a dargli il loro rapporto.
Andiamo avanti. A questo livello qui abbiamo messo in profondità la catena presacrale e il lato vertebrale del simpatico, la arteria aorta con la sua bifurcazione iliaca, comune destra e iliaca comune sinistra. Teniamo presente questo. Questo è l'ultimo ramo collaterale della aorta addominale prima della bifurcazione aorto-bisiliaca, cioè l'arteria mesenterica inferiore, quella che fornendo la conica sinistra e le sigmoidee andrà a occuparsi della irrogazione di tutto quanto il colon sinistro, della metà del colon trasverso, del sigma e della porzione prossimale del retto. Vediamo a questo punto le strutture nervose che derivano da questa parte qui. Intorno alla aorta addominale, nel punto in cui si biforca, ed intorno alla origine dell'arteria mesenterica inferiore, abbiamo il plesso mesenterico inferiore. Il plesso mesenterico inferiore è un plesso parasimpatico puro. Il plesso mesenterico inferiore discende in basso e si va a porre tra i due rami, iliaca comune destra e iliaca comune di sinistra, con delle efferenze parasimpatiche alle quali andranno a confluire in parte anche efferenze dei gangli laterovertebrali del sistema nervoso orto simpatico, che formeranno nell'insieme un plesso. Questo plesso è il plesso ipogastrico superiore. Il plesso ipogastrico superiore è compreso al di sotto del promontorio sacrale e al di sopra del corpo o base del sacro, a sua volta compreso tra le due auricole sacrali. Il plesso ipogastrico superiore non è come l'arteria sacrale media attaccato alla superficie ossea del sacro dalla fascia presacrale profonda, ma è coperto esclusivamente da emanazioni connettivali che derivano essenzialmente dal celoma embrionario, cioè quelle che andranno a permettere lo sfondamento del retto dalla faccia posteriore del sacro, quelle che vengono comunemente dette mesoretto di Hilde, però posteriori. Il plesso ipogastrico superiore dà come rami terminali, se vogliamo definirli in questo modo, due strutture che possono originare singolarmente, ovvero con un unico tronco che poi si biforca. Queste due strutture prenderanno il nome di nervi ipogastrici inferiori. I nervi ipogastrici inferiori derivano dal plesso ipogastrico superiore, hanno una componente di circa 80-85% parasimpatica e il rimanente simpatico, e discendo sulla faccia posteriore del retto e anteriore del sacro. Nello specifico vanno a mettersi nell'angolo dietro che viene formato dalla parete laterale destra e sinistra del retto e dalla superficie anteriore sacrale. In questo modo questi due rami andranno a costituire la componente prevalentemente parasimpatica che si associerà a quella ortosimpatica. Ricordiamoci che dalle forami sacrali anteriori, nello specifico qui e qui, da S1, S2 ed S3 originava il nervo sciatico, che non ci interessa. Ci interessa però sapere che qui su abbiamo il tronco lombosacrale, e quindi tra l'esterna, l'interna e la vena ritroviamo la fossa di Marsile, mentre da S2, S3 ed S4 viene a formarsi il nervo pudendo, che passando all'interno del canale di Alcock si distribuirà a livello del perineo. Come ho detto prima, dalle radici anteriori del pudendo, quindi da qui, originano i rami parasimpatici, i nervi splanchnici pelvici, o nervi erettori di Eckhart. In questo modo, i nervi splanchnici pelvici, assieme a rami che derivano dai nervi ipogastrici che vengono dal plesso ipogastrico superiore, che si è formato prevalentemente da una componente parasimpatica del plesso mesenterico inferiore, più rami ortosimpatici dei gangli presacrali, costituiranno qui e qui i due plessi ipogastrici inferiori di Overlap, laterali
al retto. Ora, per poterla, una volta conosciuta la base anatomica, per poter individuare il decorso esatto di questi nervi, è bene riprendere un attimo in mano un'anatomia spaziale, sempre a tre dimensioni dello spazio. Facciamo una nuova sezione, sempre coronale ma più anteriore. In questo caso questa sezione comprenderà l'ala iliaca. Qui abbiamo sezionata in avanti l'ala iliaca, l'acetabolo, la tuberosità ischiarica qui in basso. Qui in mezzo tra le due strutture andremo a mettere la fascia otturatoria, la membrana otturatoria, che lascia una porzione più spessa di apertura per il passaggio della componente muscolare e della componente neurovascolare, quindi arterie, vene e nervo otturatorio. Qui in alto andiamo a mettere il muscolo iliopsoas e qui il muscolo otturatore interno. Naturalmente, come tutti i muscoli striati, queste strutture saranno coperte da una fascia propria che poi a sua volta si fonde e quindi la fascia propria dell'otturatore del muscolo iliopsoas si fonde con la fascia dell'otturatore interno. All'esterno, qui avremo il muscolo otturatore esterno, abbiamo i muscoli adduttore grande ed adduttore lungo, abbiamo il pettineo, abbiamo il muscolo semitendinoso, ce ne interessa poco di questa cosa. Allora, cosa ci interessa qui? Andare a vedere come le strutture vascolari, ma soprattutto nervose autonomiche, possono distribuirsi. Prima cosa da fare a questo livello, andiamo a disegnare la vescica in modo schematico. Qui al di sotto ci sarà la sezione di uretra bulbare, qui abbiamo il pollicolo seminale o pecomontanum, intorno andremo a mettere la prostata. Allora, prima cosa, da un ispessimento della fascia propria del muscolo otturatore interno, questo ispessimento che prende il nome di arco tendineo dell'elevatore cervicale, da questo ispessimento trae origine un muscolo, nello specifico una componente muscolare, che si porta inferomedialmente fino all'apice della prostata, in questo modo. E va a costituire la parte più anteriore o linea concigea del muscolo elevatore dell'ala, e a destra e a sinistra. Al di sotto si situa lo sfintere striato dell'uretra, che ormai è noto da sempre, è un muscolo a sé stante, posteriormente chiuso da una rafe tendinea, anteriormente fatto ad anello, muscolatura striata. Al di sopra di questa struttura andremo a mettere l'arteria iliaca esterna, l'arteria otturatoria, la vena iliaca esterna, la vena otturatoria, il nervo genitofemorale, il nervo otturatorio, il nervo cutaneo laterale della coscia, il nervo femorale in mezzo. L'uretere di destra e l'uretere di sinistra arriveranno qui e ovviamente siamo all'interno. Posteriormente abbiamo il retto e ricordiamoci che il retto al di sotto di S3 diventa retto extraperitoneale, quindi retto propriamente detto. Allora,
Il peritoneo parietale si comporta in questo modo: discende al di sopra dell'iliopsoas, al di sopra dei vasi iliaci. Quindi forma un cul di sacco laterale rispetto alla vescica. Questo cul di sacco è il recesso laterovescicale. Quindi passa al di sopra della vescica, dove in parte la rieste, per poi portarsi anteriormente alla parete anteriore dell'addome e posteriormente in basso a costituire il dallas del breve veduto. In questo modo l'uretere stesso verrà coperto dal peritoneo e discenderà in basso. Allora, questo cul di sacco, guardiamo qui, delimita due spazi. Uno spazio che guarda medialmente verso la vescica e la prostata e uno spazio che guarda lateralmente verso la fossa otturatoria e i vasi iliaci. La separazione tra i due spazi è data dalla emanazione anteriore di una componente connettivata di natura embrionaria che prende il nome di lamina di Del Bello, collegamento sacro retto genito pubblico. La lamina di Del Bello, il legamento sacro retto genito pubblico, accompagna dalla faccia anteriore del sacro fino ad arrivare alla faccia posterior inferiore della sintesi pubblica tutti i rami collaterali mediali delle arterie iliache interne e pertanto separa una componente viscerale che sta sulla linea mediana da una componente funzionale che sta lateralmente. La componente funzionale è quella di vasi iliaci e otturatori dove troviamo i pacchetti linfonodali. La componente mediale invece è quella viscerale propriamente detta. Allora, sulla superficie anteriore e superiore del muscolo elevatore dell'ano decorre una fascia. Questa fascia prende il nome di fascia endopelvica o fascia perineale profonda. Abbiamo tre fasce del perineo. Questa è quella più interna. Ne avremo una intermedia e una più esterna. La fascia endopelvica si inserisce sull'arco tendineo dell'elevatore dell'ano a livello del muscolo otturatore interno. Arrivata a livello quasi dell'apice della prostata, si stacca dall'elevatore dell'ano e risale verso la faccia laterale della prostata, lasciando uno spazio. Questo spazio qui è quello al cui interno c'è il decorso dei rami più terminali e periferici derivanti dai plessivo gastrici inferiori. I plessivo gastrici inferiori, ce lo ricordiamo ormai, si trovano lateralmente al retto, medialmente e superiormente rispetto agli ureteri, in prossimità della vena rettale medica. Da qui partono rami parasimpatici per il detrusore, contrazione, rami ortosimpatici per il collo vescicale, rami orto e parasimpatici, il nervo di Redinger per l'uretere e innerva erigentes. Innerva erigentes passano posterolateralmente alla vescica, arrivano all'apice delle vescicole seminali, girano intorno alle vescicole seminali e decorrono tra la capsula prostatica vera, ovvero di Afrodite, e la fascia endopelvica. Arrivano a questo livello qui, compresi tra l'elevatore dell'ano e la fascia endopelvica propriamente detta. Quindi perforano il muscolo elevatore dell'ano e si portano posteriormente e lateralmente rispetto allo sfintere striato. Per poi, lo vedremo, andarsi a distribuire ai corpi cavernosi. Vedo il professor Sciarra connesso, ci dobbiamo fermare o possiamo andare avanti? Non c'hai l'audio. Andiamo avanti? Andiamo avanti. Allora, se fino a qui è tutto chiaro la componente nervosa e vascolare, passiamo alla parte che riguarda la continenza. Abbiamo già detto nella prostatectomia radicale, ma se vogliamo anche nella cistectomia, prescindendo dalla componente urologica, se ci rifacciamo la parte funzionale, noi dobbiamo tenere presente i dettami e i margini anatomici che ci permetteranno di fare una funzionale stabile. Quindi tentare di rispettare il decorso di Innerva erigentes
tentare di rispettare il più possibile le strutture che sono deputate alla contenzione e alla continenza. Allora, qui dobbiamo fare una piccola distinzione, perché ci sono strutture di contenzione e strutture di continenza. Le strutture di contenzione sono quelle che contengono gli organi della pelle, maschile o femminile che sia. Le strutture di continenza sono quelle che riguardano la continenza urinaria, se parliamo di quella urinaria che riguarda noi, fecale, se parliamo di quella. Allora, qui cerchiamo di essere il più schematici possibile, descrivendo prima le strutture di contenzione e andando a vedere quanto siano importantissime nel mantenimento anche della continenza urinaria dopo prostatectomia radicale, ovvero dopo cistectomia. Allora, in questo caso faremo semplicemente una sintesi pubblica. Il sacro della testa. Saremo abbastanza rapidi, qui non stiamo più tanto a perdere tempo con le strutture anatomiche fatte per benino. Vediamo, prima cosa, la vescica. Con la prostata. E qui dietro il retto con il canale. Allora, cominciamo con le strutture di contenzione. Le strutture di contenzione possono essere di natura connettivale, possono essere di natura fasciale legamentosa e di natura muscolare. Quelle connettivali, partiamo da qui, e abbiamo la parete anteriore dell'addome, anteriormente all'uraco e comprendente l'uraco, a partire dalla cicatrice umbilicale, c'è una fascia connettivale molto ben visibile con i suoi tralci trasversali. Quando andiamo a fare quello che si chiama il debulking del cavo di Retzius, quindi incidendo la confluenza dell'uraco con le due arterie umbilicali, roboticamente, laparoscopicamente, al di sotto della cicatrice umbilicale, la prima struttura di separazione che troviamo, che è una struttura connettivale a fibre trasversali, è questa, ed è la cosiddetta fascia ombelico-prevescicale di Letargie. La fascia ombelico-prevescicale di Letargie è una fascia di contenzione di derivazione embrionaria che si viene ad allargare e a separare con l'innalzamento della cicatrice umbilicale nella fase di sviluppo embrionario e fetale e con l'ampliamento del canale urogenitale che diventerà futura vescica. Al di sotto della sinfisi pubblica abbiamo un'altra struttura, che è il legamento arcuato sottopubblico. Il legamento arcuato sottopubblico guarda la faccia anteriore della prostata e nello specifico va a guardare la componente sfinterica striata che sta a livello dell'apice prostatico. Ancora, un'altra struttura importante per la continenza e per la contenzione sono i legamenti uboprostatici. Allora, vedremo a breve che i legamenti uboprostatici non sono legamenti, sono un ispessimento di natura fibrosa del detrusore più superficiale. Il muscolo detrusore della vescica, tutti sapete benissimo, è fatto da tre strati, uno strato longitudinale esterno, uno circolare, uno pressiforme a livello della cupola. Lo strato longitudinale esterno è anteriore, laterale e posteriore. Quello posteriore è tra i due reteri. Quello anteriore discende a livello dell'apice della vescica, quindi in prossimità della base prostatica, ed è proprio a questo livello che, ispessendosi con una componente connettivale molto forte e molto spessa, va ad ancorarsi alla fascia inferiore della sinfisi pubblica. Lo vedremo adesso con le fasce perineali. Altra struttura, sempre di natura connettivale, è la aponeurosi di Denonvilliers. Cos'è l'aponeurosi di Denonvilliers? L'aponeurosi di Denonvilliers non è altro che la derivazione della fusione embrionale di quella che si chiama plica di Rathke, che inferiormente prende il nome di piega di Cournot, che forma un cul-de-sac
noto come Dallas, dove il peritoneo risale sulla faccia anteriore del retto, ancorandosi a livelli di S3, per andare a costituire il retto intraperitoneale e quello sottoperitoneale. Dal punto di fusione di questa piega abbiamo l'origine distale della fascia di Denonville, chiamarla Bonello se è anatomicamente scorretto. Dove si inserisce la fascia di Denonville? Si inserisce a livello del centro tendineo del perineo. Il centro tendineo del perineo è il modiolo, è il punto centrale in cui convergono tutte quante le strutture, sia fasciali che muscolari, del perineo stesso. Altre strutture di contenzione, sempre di natura connettivale, sono la fascia presacrale. La fascia presacrale è il margine posteriore del mesoretto di Hild. Due parole, il mesoretto anatomicamente non esiste perché il retto non ha un meso, soprattutto il retto extraperitoneale non ha peritoneo, quindi non può avere un meso anatomicamente definito, ma ha un meso funzionale. E il meso funzionale descritto negli anni 80 da Hild e chirurgo austriaco è quella componente adiposa contenente basi, contenente nervi, ma contenente soprattutto tessuto linfatico ed alcuni linfonodi, la maggior parte dei quali allocati sulla faccia posteriore del retto ed anteriore del sacro. Pertanto è definito un mesoretto funzionale chirurgico oncologico e non certo anatomico. La fascia presacrale è il margine posteriore del mesoretto di Hild. La poneosi di Denonville è la faccia anteriore del mesoretto di Hild. E il legamento sacro retto genito pubblico, ossia quella fascia laterale connettivale con l'area di Delbé, lo va a chiudere in una scatola. Dalla fascia presacrale origina il rafe anococcigeo, anche detto linea bianca di Cuvier. Il rafe anococcigeo non soltanto è il responsabile dell'angolatura del canale anottale, ma è anche responsabile del mantenimento della contenzione grazie all'inserzione più distale dei fasci dell'elevatore del manto. Queste sono prevalentemente le strutture aponeurotiche o connettivali. Strutture fasciali sono invece rappresentate dalle fasce pelviche o perineali. La più profonda è la fascia endopelvica, che adesso descriveremo bene. Poi abbiamo una intermedia, che è la fascia perineale media, o aponeurus di Carcassonne, che partendo dal legamento arcuato sottopubblico ingloba sia lo sfintere striato dell'uretra e sia la componente muscolare detta muscolo di Guthrie, che dà rinforzo al perineo stesso, per andare a terminare al centro tendineo del perineo. La terza e più superficiale fascia è invece la fascia di Colles, fascia perineale superficiale, che adesso vedremo. La componente invece muscolare. La componente muscolare è appunto data dallo sfintere striato dell'uretra, che è all'apice della prostata, e dallo sfintere anale. Allora, lo sfintere anale interessa poco l'urologo, ma è bene conoscerla, soprattutto laddove si va a fare una chirurgia perineale relativa per esempio a sfinteri uretrali, plastiche dell'uretra o addirittura emasculazio pelviche o uretrectomie oncologiche. Lo sfintere anale è dato da tre strati, uno più profondo che è in prossimità anche della componente uretrale, uno intermedio e uno sottocutaneo. La lesione spesso della sola componente sottocutanea, se noi ci estendiamo troppo con un'incisione perineale, può comportare una incontinenza fecale non grave ma comunque presente. Detto questo e ricordato questo, diamo un occhio obbligato, rimanendo sempre nell'ambito della continenza, dopo la contenzione, alla continenza propriamente detta. Allora, la continenza propriamente detta è rappresentata dalla coppia sfinterica. La coppia sfinterica, sfintere liscio o vescicale, e sfintere striate. Lo stesso dicasi per l'anno, lo sfintere liscio dell'anno e lo sfintere striato tripartito sottocutaneo intermedio e profondo.
Questa è la continenza propriamente detta. La continenza propriamente detta va definita andando a ridefinire un minimo di anatomia di base della vescica. Immaginiamo che questa sia la nostra vescica, molto grossolana. Sappiamo che la vescica ha dei fasci muscolari che prendono il nome di detrusori e sono fasci circolari più profondi. Poi ha dei fasci longitudinali più superficiali. E sulla gola delle fibre ad andamento prevalentemente lessiforme, cosiddette. Allora, come abbiamo detto prima, se noi qui in avanti andiamo a mettere la sintesi pubblica estremamente schematizzata, sia la vescica che la sintesi, ricordiamo come i fasci detrusoriali anteriori vadano ad inserirsi a livello della faccia infero posteriore della sintesi pubblica, presentino ispessimenti fibrosi e a volte possono contenere anche dei vasi che siano forse di prevalenza venosa, ma comunque sono presenti, ed in questo modo vadano a costituire i cosiddetti impropriamente legamenti pubo-prostatici. Questo per quello che riguarda il detrusore cosiddetto anteriore, se vogliamo chiamare così, cioè il detruso apron è un gremiule, il gremiule detrusoriale anteriore. Poniamo il caso che invece qui, a questo punto, ci sia la prostata e l'uretra prostatica, le fibre detrusoriali posteriori, quindi detruso apron posteriore, va a discendere invece tra l'uretra prostatica e la parte posteriore della prostata stessa, mandando delle fibrocellule muscolari lisce, perché questo è il detrusore, in modo sinusoidale, secondo le due teorie che sono quella di Isaac Kuhn o la stessa di Cipollini, fino a toccare lo sfintere striato. Questo per la parte esterna, tant'è che questo voi lo trovate quando andate a fare una prostatectomia radicale via anterogna, quindi sezionando la giunzione vescico-prostatica, lasciando in sede i legamenti prostatici o sezionandoli, questo è secondario, incontrando l'uretra, sezionando a freddo l'uretra ed incontrando le fibre longitudinali del detrusore posteriore, del detrusor apron posteriore, che fanno da tenda proprio da sipario alle due ampolle differenziali più mediali e alle vescicole differenziali e alle vescicole femminili, posteriormente alle quali poi ovviamente troveremo la fascia di Lenormier che separa la prostata delle vescicole dal retto. Allora, detto questo ed allocata in questo modo la vescica con la prostata, vediamo come le due teorie della componente sfinterica liscia possano andare l'una e l'altra d'accordo con la coesistenza di un detrusore. Prendiamo la vescica in aperto. E ricordiamo come a questo livello andremo a porre il collo vescicale. Il collo vescicale è sfintere liscio. Le teorie sulla composizione, quindi sulla sua azione, dello sfintere liscio sono varie. Primo, possono essere rami circolari dello del muscolo detrusore più profondi. Secondo, se noi discendiamo dagli ureteri che hanno fibrocellule sia longitudinali che circolari di muscolatura liscia, arrivati ai meati ureterali, andremo a fare questo. Le longitudinali mediali si uniscono con le controlaterali e formano la barra di Mercier.
le longitudinali laterali discendono a livello del collo e si uniscono a fiocco, teoria di Hayes e Kuhn, ovvero a sinusoide fino a scendere allo sfintere striato, secondo la teoria di Gilberne, tra le più accreditate. Ricordiamoci però sempre che il trigono ha una derivazione embriologica diversa. Il trigono deriva dai lotti di Wolff, quindi come tale una componente embrionaria mesodermica la dobbiamo sempre prevedere sul collo vescicale, tant'è che l'innervazione del collo è completamente diversa dall'innervazione del detrusore. Il detrusore ha una parte prevalente parasimpatica come attivatore, il collo ce l'ha autosimpatica, e quindi sappiamo che è diverso proprio il tipo di innervazione, quindi diversa la derivazione embrionica. A questo punto, ricordato questo, dobbiamo completare la conoscenza della pelvi e del perineo a livello anatomico, topografico e anatomo chirurgico, guardando la pelvi dal basso, cioè guardandola dal perineo. Guardarla dal perineo cosa vuol dire? Vuol dire andare ad individuare le strutture che sono all'esterno e trovare gli omologhi interni per chirurgicamente sapere dove andare a rimettere le mani. Allora, prima di guardare dal perineo, è importante conoscere il pavimento pelvico propriamente detto, perché il perineo non è il pavimento pelvico. Il perineo è un po' la copertura esterna, voi immaginate, di un solaio che è sopra il soffitto, noi lo guardiamo là dal basso, quindi noi guardiamo il soffitto e poggiamo sul solaio. Allora, vediamo il solaio. Il solaio è ovviamente l'elevatore dell'aorta. Schematicamente facciamo una pelvi vista dall'alto, pelvi bruttissima, è un uovo di Pasqua perché stiamo a Pasqua. Mettiamo qui il sacro. La sinusite pubblica, forami otturatori qui, forami otturatori qui, la linea mediana è questa. Sulla linea mediana andiamo a tracciare, come mi vedi, la vescica sezionata, qui vediamo i due meati ureterali con il trigono e il meato uretrale, quindi la vescica l'abbiamo sezionata, l'abbiamo tolta tutta quanta, e qui dietro invece andiamo a mettere il retto, sezioniamo anche il retto, lo stiamo guardando dall'alto, ve lo ricordo. Allora, il muscolo elevatore dell'ano. Il muscolo elevatore dell'ano si compone di tre parti. Una più mediale, che è la cosiddetta componente pubococcigea, una intermedia, che è la iliococcigea, e una più posteriore, che è la istiococcigea. Allora, già dando questi nomi, quindi pubo, ilio e istiococcigea, automaticamente noi diamo per scontato che la conoscenza attenta delle strutture che abbiamo a livello delle pareti della pelvi debba guidarci nell'inserzione dei fasci muscolari. E difatti partiamo da qui: forami otturatori, muscolo otturatore interno di destra e di sinistra. Il muscolo otturatore interno di destra e di sinistra, che ormai conosciamo, abbiamo visto inserirsi internamente sul contorno del forame otturatorio ed esternamente sul piccolo rotatore del femore, passando al di sotto della piccola incisura ischiatica, è il muscolo che dà l'inserzione
lungo quello che si chiama arco tendino delle levature dell'ano alla componente ileococcigena e rappresenta gran parte della parete lateralmente. Ischiococcigeo, ritorniamo all'inizio di questa trattazione. Ischiococcigeo è contenuto all'interno del ligamento sacrospinoso. Quando noi guardavamo l'anatomia in sezione sagittale lo vedevamo di forma triangolare, qua invece lo vediamo necessariamente di forma quasi longitudinale. Il sacrospinoso va dalla spina ischiatica al sacro e dall'interno interrà fibrocellule muscolari striate che rappresentano l'ischiococcigeo propriamente detto, prevalentemente molto più rappresentato nel sesso femminile. Altre strutture legamentose sono il cosiddetto legamento sacro tuberoso, e anche il sacro tuberoso lo vediamo in rappresentazione non più identica a quella sagittale, ma un pochino più assottigliato. E comunque il sacro tuberoso va a finire sempre a livello della tubercola ischiatica, dove troveremo un canale di Alcock con il nervo pudendo. Ora, tre componenti fasciali, la più mediale e la tubococcigea. La tubococcigea a sua volta presenta tre ulteriori diramazioni fasciali. Una più mediale che prende il nome di tubo viscerale. La tubo viscerale passa attorno ai visceri, medialmente giunge in un punto compreso tra il retto e la vescica che prende il nome di centro tendineo del perineo. La tubo viscerale a destra e a sinistra fornisce, sono muscoli striati, alcune fibrocellule muscolari striate sia allo sfintere striato dell'uretra che allo sfintere striato dell'uretra. La più esterna è la tubo anale. Il fascio tubo anale è un pochino più laterale rispetto al tubo viscerale. E a sua volta dà dei rami striati che salgono sulla superficie anteriore del retto. Retto che, essendo extraperitoneale, quindi retto pelvico propriamente detto, presenta una muscolatura liscia longitudinale. La componente cubo anale si fonde con il retto. Ed infine, una più esterna, il fascio cubo rettale. Il fascio tubo rettale è più laterale, passa intorno al retto e va a terminare dall'altro lato, formando quella che si chiama la fionda anorettale. La fionda anorettale è la responsabile della angolatura anorettale ed è la responsabile meccanica, non funzionale, meccanica, della continenza anale. La parte più convessa della fionda anorettale, se ve lo ricordate, va ad unirsi al rafe anatocigeo o linea bianca di Cuvier che proviene dalla fascia presacrale. Questa è la parte interna, cioè il muscolo tubococcigeo fatto da tre fasci. Poi abbiamo il muscolo ileococcigeo. Allora, il muscolo ileococcigeo, lo abbiamo già visto prima, prende inserzione su un ispessimento longitudinale che si porta in basso fino ad arrivare quasi alla tubercosità ischiatica della fascia propria del muscolo otturatore interno. Questo ispessimento longitudinale prende il nome di arco tendineo dell'elevatore dell'ano ed è a questo livello che partono i fasci convergenti medialmente verso il centro tendineo del perineo ed in parte verso il coccige. Del muscolo ileococcigeo.
Il muscolo ilio-coccigeo è la parte più estesa, è la parte più rappresentata, è quello che forma, secondo tutti i libri di anatomia, l'imbuto, la tramoggia, quello fatto proprio a V, dell'elevatore dell'anno, il cui centro è per l'appunto il centro tendineo del perineo. La parte invece più posteriore, abbiamo detto prima, è rappresentata dall'ischio-coccigeo contenuto all'interno del legamento sacrospinoso. In questo modo, queste tre componenti muscolari, pubo, ilio, isco, coccigeo, hanno fatto il solaio. Il solaio ha un suo rivestimento. Il rivestimento del solaio, una sorta di linoleum, lo possiamo chiamare semplicemente fascia endopelvica. La fascia endopelvica è la fascia perineale più profonda, cioè quella più interna. La fascia endopelvica ha una inserzione laterale corrispondente all'arco tendineo dell'elevatore dell'ano, quindi siamo sull'otturatore interno. Medialmente la fascia endopelvica si porta verso il margine esterno del maschio, il margine laterale del corpo prostatico in corrispondenza della giunzione vescico-prostatica. Gira attorno alla giunzione vescico-prostatica, quindi termina al centro tendineo del perineo. Il margine posteriore della fascia endopelvica è un margine libero, pertanto la fascia endopelvica ha all'incirca la forma di un trapezio. Il margine posteriore libero è ben visibile quando fate una discectomia robotica o laparoscopica e avete già fatto la discectomia. Pertanto riuscite ad arrivare direttamente al margine posteriore della fascia endopelvica e scollarla dalla faccia posteriore laterale della prostata partendo da dietro ed individuando bene il decorso del bando neurovascolare. La fascia endopelvica si va ad inserire in avanti sulla sintesi pubblica lateralmente rispetto a quelli che abbiamo visto prima essere i legamenti pubo-prostatici, descrivendo in questo caso un foro, uno spazio, un triangolo compreso tra legamento pubo-prostatico e margine laterale della fascia endopelvica. Partendo da qui e girando intorno alla prostata si può scollare la fascia endopelvica dalla parte. Questa è la componente più superficiale. La componente più superficiale delle fasce, cioè la fascia endopelvica o fascia perineale profonda, riguarda esclusivamente il pavimento pelvico. Per quello che concerne invece il corso del perineo, andiamo sotto, quindi usciamo, andiamoci a vedere il perineo, compreso tra le due branche ischio-pubbiche e le tuberosità ischiatiche. Stiamo guardando il perineo da sotto. Questo è il centro del perineo. Il centro del perineo è il centro tendineo del perineo. Allora, strato intermedio, lo strato più profondo è la fascia endopelvica che copre l'elevatore dell'ano. Al di sotto dell'elevatore dell'ano troviamo lo strato intermedio. Lo strato intermedio cosa presenta? Prima cosa presenta qui in avanti lo sfintere striato dell'uretra. Siamo a livello del perineo anteriore o trigono urogenitale. Tipicamente lo sfintere striato dell'uretra è fatto ad omega o ad anello con castone. La porzione posteriore del castone dell'anello è un tendine che si connette con il centro tendineo del perineo. Da qui origina ovviamente l'uretra. E vedremo come si compone. Ora, al centro tendineo del perineo convergono alcune strutture muscolari. Quella dello strato intermedio prende il nome di muscolo trasverso profondo del perineo. Il muscolo trasverso profondo del perineo va dalla tuberosità ischiatica al centro tendineo del perineo, sia a destra che a sinistra. Allora, così come all'interno della pelvi, la fascia endopelvica rivestiva l'elevatore dell'ano, a questo livello qui
una fascia intermedia che prende il nome di fascia perineale media o aponeurosi di Carcassonne ingloba completamente lo sfintere striato dell'uretra, ingloba il muscolo trasverso profondo del perineo, a livello della sintesi pubica all'incirca un centimetro al di sotto si ispessisce formando un legamento che prende il nome di legamento di L che guarda la sintesi pubica chiusa dal legamento arcuato sottopubico e quindi va ad inserirsi lungo il margine mediale della branca istiopubica formando la fascia perineale media o aponeurosi di Carcassonne. La fascia perineale media o aponeurosi di Carcassonne è in parte rinforzata dal fibrocelulo muscolare striato per il nome di muscolo di Coudry ed è soprattutto innervata più che la fascia, le strutture muscolari, dal nervo pudendo che dal canale di Alport della tuberosità ischiatica innerva il muscolo trasverso profondo del perineo, il muscolo di Coudry, il muscolo sfintere striato dell'uretra. Oh, naturalmente abbiamo anche un componente posteriore che al momento non descriviamo perché non ci interessa, ma il perineo è anche posteriore e l'innervazione è ovviamente la stessa. Lo stesso dicasi per l'irrorazione, la arteria pudenda arriva a livello del muscolo trasverso profondo del perineo come arteria perineale profonda e fornisce la arteria bulbo-uretrale, l'arteria bulbare, l'arteria peniena e l'arteria cavernosa che entra a metà dei corpi cavernosi che sono allocati lungo il margine mediale della branca ischiopubica. Questo è lo strato intermedio, fascia endopelvica profondo, aponeurosi di Carcassonne intermedio. Adesso veniamo a quello più superficiale per completare la conoscenza della parte legata alla continenza. E quindi andiamo più in superficie dove troviamo un muscolo più superficiale, non sempre presente, che prende il nome di muscolo trasverso superficiale del perineo. Ma soprattutto cosa troviamo? Qui l'uretra rivestita dalla spongiosa uretrale che posteriormente termina nel bulbo, l'uretra si chiama bulbare perché posteriormente presenta questa emanazione cicitiforme che è simile al bulbo di una nave e si ancora al centro tendineo del perineo. Lateralmente, lungo il margine mediale della branca istopubica abbiamo il corpo cavernoso che si porta in avanti e che arrivata alla sintesi pubblica si unisce alla spongiosa dell'uretra. Allora, abbiamo visto come qui era presente la fascia perineale intermedia o aponeurosi di Carcassonne, a questo livello invece abbiamo una fascia perineale superficiale o fascia di Colles. Allora guardate, la fascia di Colles è molto più lassa, ma è scollabile, le altre due non si scollano, questa invece è scollabile. Questa è quella che per esempio dà origine, laddove sono presenti infezioni, a conniquazioni che possono portare poi anche all'insorgenza di una fornia tra la Colles e la fascia di Carcassonne. La Colles riveste il trasverso superficiale del perineo, la Colles riveste il corpo cavernoso dell'uretra e la spongiosa della pene e la spongiosa ed arrivata alla confluenza tra cavernoso e spongioso, la Colles si ispessisce, cambia nome, diventa fascia di Buck per andare a costituire la connessione tra l'uretra ricoperta di spongiosa e i due corpi cavernosi del pene. Naturalmente anche qui l'innervazione è la stessa, avremo rami più superficiali del pudendo e rami più superficiali vascolari della arteria pudenda. Io credo, per quello che riguardava oggi, di avere finito, non so se avete voi altre cose da chiedere.
Flavio, mi senti? Ciao Sì. Stefano Salciccia, ciao. Non Dimmi. so se Charles è collegato perché ho visto che gli aveva la connessione che andava e veniva, quindi intanto. Microfono annullato, però bene, dimmi pure. Intanto io ti ringrazio a nome di tutti i ragazzi e della scuola di specializzazione perché veramente l'opportunità di avere una lezione di questo livello su quello che è il nostro pane quotidiano è veramente una cosa importante. Io non so se tra i ragazzi ci sono delle domande. Io approfitto, te ne faccio una io rapidissima, nel senso che probabilmente, e in questo senso voglio fare una battuta, tu probabilmente con questa lezione l'hai un po' depressi, perché probabilmente conoscere l'anatomia come la conosci tu penso sia quasi impossibile. Quindi ti chiedo io, proprio a livello pratico, nella tua esperienza, secondo te, tra tutti i dettagli anatomici che ci hai fatto vedere molto bene, ce n'è uno in particolare che non se ne può fare a meno, cioè per chi affronta questo tipo di chirurgia? Perché a me è piaciuto molto il dettaglio che, al di là della conoscenza dei vasi, che penso sia una cosa abbastanza scontata, in realtà mi è piaciuto molto tutto l'aspetto nervoso che ci hai fatto vedere, che poi in realtà sappiamo che quando parliamo di outcome funzionali non è un dettaglio. Quindi non so se vuoi fare un commento su questo aspetto. Ma allora, guarda, intanto la prima cosa è grazie a voi per l'invito, insomma, una cosa che ritengo abbastanza importante e lusinghiera poter fare la lezione agli specializzati della storia della sapienza. Quindi grazie a me, prima cosa. Seconda cosa, con quello che ho un po' imparato in questi anni, o di chirurgia e di anatomia, dissezione e quant'altro, per rispondere alla tua domanda, forse una delle cose più importanti che vanno tenute presenti è l'origine embriologica. Cioè, sembra un qualcosa di superficiale e che spesso viene tralasciato anche negli studi che abbiamo fatto. Io ricordo che embriologia la facevamo al primo anno con l'istologia e poi facevamo anatomia e l'embriologia l'avevamo lasciata da parte. In realtà è grazie all'embriologia che arriviamo a conoscere tante cose. Per esempio, a capire dove trovare stazioni linfonodali e dove non trovarle, tutto questo lo sai sapendo il decorso non tanto dei vasi, ma delle fasce e il decorso delle fasce embriologiche. È ovvio, uno se si mette a riprendere dalla morula e blastula, indubbiamente diventa tedioso, ma laddove fosse possibile, ogni volta che si affronta un intervento, io parlo più che altro a quelli più giovani, ahimè, quasi tutti più giovani di me, quindi questa è una cosa che è un dato di fatto. E quando ci si approccia a un intervento chirurgico di una certa caratura, acchiappatevi se potete un atlante di anatomia topografica, non il solito Netter che è insomma un libro per educante, prendetevi un atlante di anatomia topografica serio e andatevi a ricercare tutte quelle strutture che trovate. Ora, non è necessario sapere nel dettaglio la vena rettale media, ma se la individuate sapete che lì c'è il plesso ipogastrico inferiore, cioè il discorso è abbastanza semplice. Fare dell'anatomia come se stessimo con il tutto città in mano. Se io devo andare da Piazza Cavour non lo so, all'università, devo sapere dove devo passare. E che cosa incontro? No, lo devo sapere. Se ci stanno i sensi pubblici, se non ci stanno, lo devo sapere. Questo è. Poi tutti i dettagli eccessivi sono frutto di una mente malata come la mia, forse non c'è niente da fare, ogni tanto si dedica a queste cavolate. Senti, su questo aspetto pensi che la robotica e la laparoscopica possa dargli un vantaggio? Assolutissimamente sì, io ho avuto la fortuna, e mi ritengo fortunata, questo lo dico, di poter fare anni che faccio tuttora di dissezione anatomica e poi un'applicazione in chirurgia aperta, laparoscopica o robotica che sia. Hai una magnificazione dell'immagine e del dettaglio anatomico. Nell'esatto momento in cui uno parla di nervo ipogastrico, di destra e di sinistra, tu lo vedi, in chirurgia aperta non lo vedi e spesso lo stracci. Tu lo vedi e lo rispetti, tu lo vedi coperto dalla lamina di Delbé e capisci che la lamina di Delbé esiste. Il vantaggio del pneumoperitoneo e della magnificazione dell'immagine, laparoscopica o robotica, è questo. Ed è un vantaggio enorme nella conoscenza anatomica. Forse molto, molto, molto più importante per noi urologi che non per i chirurghi generali.